Salite, ma possiamo partire. Fichissimi amici, benvenuti nella nostra 27esima tappa, Furnel, piccolo paesino della provincia di Messina di circa 3.000 abitanti, il cui simbolo è proprio il cane. Finché venga, ma questo quando viene? Andiamo. Finché venga, questa è la frase che caratterizza la leggenda del levriero. Si narra che durante una battuta di caccia, un levriero rimasto ferito fu soccorso da un contadino. Il cane non guarì subito ed il padrone gli chiese di tenerlo fino al suo arrivo. Guarito il levriero, tutti invitavano il contadino a venderlo, ma la risposta era sempre «finché venga». Il padrone tornò e fu allora che il contadino si accorse di essere al cospetto di re Ruggero II d'Altavilla, che lo nominò principe del territorio. E qui ci troviamo nel quartiere San Nicola. Qui è dove è nato Furneri. Nacque tutto qui. Qui c'era la chiesa. Mi gira la testa? Un po'. E fermati. No, le macchine, aspetta. Ho la testa. Ok. Sì, nacque qui, però adesso proseguiamo. Risalente all'inizio del XVIII secolo, al suo interno sono ancora custodite le carceri. E adesso ve le mostriamo. Il palazzo è davvero grande e per qualcuno potrebbe trasformarsi in labirinto. E proprio alle nostre spalle, precisamente in via Castello, si pensa un tempo vi fosse il castello. In alcune foto si suppone che qui un tempo vi era un buco che era proprio quello che sorreggeva il cancello. Ma il buco non c'è più. Il buco non c'è più, ma c'era. Ed eccoci davanti a quella che doveva essere una torre pagana, anzi la fu, si può dire la fu. Vabbè, comunque, qui sotto vi erano le carceri, e proprio nelle carceri è stata scoperta la presenza di una volta. Che fa alludere a una cuba bizantina, ma noi non ve la facciamo vedere. Perché non si può entrare. È chiusa. Proprio qui che un tempo sorgeva il castello della baronia dei Furneri. Edificato intorno al 1375, nel 1500 fu fortemente danneggiato dai saraceni. No. Da quel momento, sì, fu edificata una grande chiesa che divenne la chiesa madre. Tutt'oggi lo è, ma... Ma siccome la stanno restaurando, non ci possiamo andare. Non ci andiamo. Le campagne di Furneri abbiamo trovato questa antica costruzione, non sappiamo cosa sia, sappiamo soltanto che è sotterrata per la maggior parte. Se qualcuno sa che cosa sia, ce lo faccia sapere. Ed eccoci di fronte alla chiesa del Carmine, edificata insieme all'ormai ex convento nel 1547.
Al suo interno sono custodite numerose opere d'arte. Inglobata nella costruzione vi è una cupa bizantina, in cui si trova custodita la statua lignea della Madonna del Carmine. Ad emergere nell'altare maggiore è la cinquecentesca pala raffigurante la Madonna del Latte. Motivo di vanto per i furlanesi è la Fontana Vecchia. Che in questa fontana, anzi nell'acqua di questa fontana, venisse messo a bagno lo stoccafisso, quello che pizza, ma alle nostre, alle vostre spalle potrete notare le piccole bottegucce in cui veniva lui. E ci siamo spostati nella Furna di Marina, per la precisione a Porto Rosa. Qui vi consigliamo una rilassantissima passeggiata in estate. No, a marzo, in estate. Da Porto Rosa, sempre nel comune di Furnari, troviamo la spiaggia di Tonnarelli. E finiamo la nostra 27ª tappa così.